Vedete, durante la vita accadono cose che vi fanno veramente, ma veramente godere. Beh, vabbè, non scendo troppo nei particolari, ma tra queste sensazioni troviamo sicuramente l'aver ragione, o come nel mio caso, l'aver profetizzato e indovinato delle notizie su uno dei tuoi giochi preferiti. Ed è proprio questo quello che sta succedendo in questi giorni, perché l'E3 si è concluso e sono uscite delle notizie riguardanti Dragon Ball Xenoverse che noi avevamo già profetizzato nel primo video in cui abbiamo analizzato il trailer di Dragon Ball Xenoverse 2, ovviamente. Signori miei, io adesso, con tutto il rispetto per gli altri, ma io mi sento un pochettino più professional nel dare queste ipotesi. Per carità, di persone che hanno fatto video su Dragon Ball Xenoverse, o perlomeno che hanno provato a dare delle notizie, YouTube ne è pieno. Ma tra quelli che hanno provato a dare delle notizie, Tuberanza è quello che ha beccato in pieno il centro. E voi starete già pensando, ma che cosa cavolo è successo? Che cosa mai avranno ufficializzato? Ve lo dico subito, perché signori miei, io in questi giorni ho ascoltato l'intervista al producer Hirano di Dragon Ball Xenoverse 2. Mi sono anche tradotto alcune delle parti chiave di quell'intervista, quindi signori miei, queste cose qua non le fa un qua quara qua, ma le fa Tuberanza. Ok, perfetto. Partiamo con una delle notizie bomba che io già avevo profetizzato, ovvero la possibilità di importare i personaggi da Dragon Ball Xenoverse 1. Attenzione però, perché si potranno importare i personaggi soltanto da PS4, Xbox One e PC. Quindi se avete ancora PS3 e Xbox One, o vi sbrigate e vi importate i salvataggi su Xenoverse su una Xbox One o una PS4, oppure dovete attaccarvi al cavolo. Mi dispiace ragazzi miei, purtroppo questo procedimento è stato fatto visto che Xenoverse 2 non uscirà per console old gen, quindi Xenoverse 2 non uscirà per PS3 e Xbox 360. Raga, dovete farvene una ragione, quelle console lì stanno lentamente morendo, ok? Perfetto. Mi dispiace, ma purtroppo è così. Noi lo avevamo già ipotizzato. Che poi, tra l'altro, ragazzi, non so se questa può essere una funzione buona o cattiva. Pensateci bene. Io sono contentissimo di portare il mio tuber dorato, il mio tuber resurrezione da Xenoverse 1 a Xenoverse 2. Ma io sono un livello 98. Se io lo importassi, cioè, partirei già con 4 marce avanti, perché la storia la macino, le persone online altrettanto, e cioè non avrebbe senso, perderei quel gusto. Adesso non vorrei che magari si può importare soltanto il personaggio ma non il livello e le abilità. Questo è quello che spero e che probabilmente sarà. Un'altra notizia molto importante che vi vado a leggere è la seguente. In Dragon Ball Xenoverse 1 i giocatori non avevano la capacità di volare nel centro città di Toki Toki City. E fino a qui ci siamo. Nel nuovo hub di Xenoverse 2, Canton City è il nome della città appunto, i giocatori saranno in grado di volare, ma non da subito. Occhio, occhio, non da subito. Man mano che si avanzerà di livello si apprenderà questa abilità. La ragione per cui i giocatori non saranno in grado di iniziare a volare da subito in Canton City è perché gli sviluppatori vogliono che i giocatori esplorino le città in un ordine specifico. Perché d'altronde, se uno può volare, piglia, va, corre e si spacca. Voi direte, fino ad ora non avete capito nulla, ma attenzione perché sta arrivando la svolta. E quindi la conferma di quello che avevo già profetizzato, come sempre. Una volta che sono andati attraverso questo ordine e raggiunto un certo livello di avanzamento, si sblocca la capacità di volare in modo che possano raggiungere nuovi luoghi che altrimenti sarebbero irraggiungibili. Signori miei, qui
c'è la svolta. Cosa avevamo detto noi? Un open world dove noi saremo liberi di girare da città a città. Ed ecco la conferma dal producer di Dragon Ball Xenoverse 2. Ecco. Io voglio che questo video voi lo condividiate ovunque, in ogni pagina Facebook, in ogni gruppo Facebook che parli di Dragon Ball. Perché queste notizie, signori miei, sono made in tuberanza e dobbiamo farlo sapere, ok? Perché le cose vanno sapute. Dovrebbe essere scontato che la capacità di volare in Canton City è diversa da quella in battaglia. Vabbè, ma questo è normale. Attenzione perché è in arrivo un'altra bomba, ok? Si vocifera che ci saranno degli overboard, veicoli e nuvole volanti per i giocatori. Avete presente voi la nuvola Speedy o le macchinette che troviamo in Dragon Ball? Ma non Dragon Ball Z, Dragon Ball normale. La macchinetta di Goku oppure la moto della Capsule Corporation di Bulma, eh? Oppure la navicella di Yanko, eh? Avete presente? Vi immaginate che se veramente così fosse? Io prenderei la nuvola Speedy immediatamente, ma subito. Il producer però, signori miei, ha detto che non è in grado di dire se queste cose sono vere oppure no. Il fatto che non le abbia smentite del tutto mi rende molto ma molto fiducioso e sto riacquistando quella fiducia in Xenoverse 2 che dopo aver visto il gameplay stavo leggermente perdendo. Sarà presente anche una scuola di formazione in Dragon Ball Xenoverse 2 che ci darà la possibilità di prendere confidenza con le nuove funzioni. Di preciso non si sa quali saranno, quindi per ora è così. Attenzione, qui c'è un'altra notizia che ho estrapolato dall'intervista ed è la seguente. Lo sviluppo di Dragon Ball Xenoverse 2 è iniziato prima di Dragon Ball Super, in modo che sia chiaro che gran parte del gioco coprirà il contenuto della serie. Quindi, signori miei, oltre a tutti i film, è ufficiale che ci sarà anche Dragon Ball Super. Quindi, i vari Super Saiyan God e quant'altro. Mamma mia, ragazzi, ho un'emozione, tra poco mi scoppia il cuore in diretta. Che tutte queste notizie in un unico video non è da tutti. Questa è assurda. Si dice che ci saranno più trasformazioni in Xenoverse 2. Più trasformazioni si intende Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan God. Oppure nel fatto di Freezer normale, secondo stadio, terzo stadio e lo stadio perfetto. Oppure nello stadio di Cell, oppure nello stadio di Majin Buu. E qui vi do un'altra notizia, secondo me bomba, e sarà così. Tra le nuove razze troveremo sicuramente quella di Cell. Ve lo dico subito. Sappiatelo, già ve lo dico, per me è ufficiale. Attenzione però, per quanto riguarda le trasformazioni, il producer ha risposto così. Non può commentare non può commentare su questo e chiede agli appassionati di attendere per maggiori dettagli su quali e quante trasformazioni ci saranno nel gioco. Quindi, già da come ha risposto, potete capire che ci potrebbero essere più di una trasformazione. Io sto impazzendo. Tra l'altro mi si inizia anche a mescolare le lettere perché ho un'emozione pazzesca. Non è facile dare tutte queste notizie, eh? Mi sento proprio un responsabile Bandai Namco. Magari. Sarebbe meritato, tra l'altro. Allora, ci saranno nuove caratteristiche nel gioco online. Non è stato elaborato quali nuove caratteristiche saranno presenti in Xenoverse 2. Però Namco Bandai ha rivelato che il multiplayer sarà da 2 a 6 giocatori. Questo mi fa ben sperare negli incontri co-op online, ok? Vedremo. Questa è l'ultima notizia perché poi basta, ma quelle più importanti ve le ho già date. Il multiplayer in locale non avrà lo split screen, ovvero quello dove venite divisi e da un lato vi vedete voi e dall'altro il vostro nemico o amico.
La visuale sarà simile a Xenoverse 1, ci saranno molte più fasi in multiplayer locale con la visuale regolata per adattarsi a tutte le azioni su un unico schermo. La quantità specifica di stadi non può essere rivelata in questo momento, ma Irano cita che i fan saranno soddisfatti del numero. E questa cosa qui significa che ci saranno tantissime mappe, o perlomeno lo spero, e che probabilmente saranno più di quelle di Xenoverse 1. Questo è quanto, signori miei, è emerso dall'intervista con il producer Irano, il producer di Dragon Ball Xenoverse 2, ovviamente. Io, signori miei, non so proprio in che altro modo dirvelo. Xenoverse e le notizie di Xenoverse vanno seguite qui con e su Tuberanza. Per oggi è tutto, non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!